Ma sì, dai, abbiamo disputato una ottima partita contro una grandissima squadra del calcio italiano e siamo un po' rammaricati per aver perso la fine, però ripartiamo da questa prestazione e spero che continuiamo a lavorare con questi concetti e con questo spirito di sacrificio che oggi ci ha contraddistinto. Giusto, Sì. tradistinto. Ecco, nel primo tempo avete avuto almeno 3 occasioni, 2 con Rodriguez, una con Kone che addirittura mi sembra abbia preso il palo, quindi potevate anche andare in vantaggio, però poi invece nella ripresa, gol di Dzeko, gol tuo del pareggio e poi alla fine appunto questo rigore dubbio. Ecco, nel primo tempo cosa vi è mancato per andare in vantaggio? Ma al primo tempo abbiamo creato tanto, comunque ci è mancato anche un pizzico di fortuna perché abbiamo preso il palo di Kone e anche la traversa di Rodriguez, quindi anche un po' di fortuna. Abbiamo disputato, come dicevo prima, una ottima partita, secondo me l'abbiamo preparata bene e abbiamo fatto davvero il massimo. Rigore per la Roma c'era? Ma dal campo non mi sembrava così netto, devo ancora rivederlo comunque. Avete protestato anche per un fallo in area su di te, sei stato ammonito per simulazione, puoi raccontarci quell'azione? Ma no, niente, Manolas, c'è stato un contatto comunque in aria fra me e Paredes, se non sbaglio. Si sono agganciati i piedi, poi l'arbitro si è visto dietro, non so cosa ha visto sinceramente. Ha deciso così e va bene così. Non era rigore quello comunque. No, secondo me ci poteva stare, secondo me ci poteva stare. Però ripeto, ha deciso così, va bene così.